Allora, facciamo una veloce recensione di queste nuove scarpe da sportiva. Sono le Equilibrium Top GTX, comprate per sostituire i vecchi Nepal Evo, con i quali ormai dopo 15 anni avevo dei grossissimi problemi di vesciche, sangue appena li mettevo. Forse si saranno anche un po' induriti dopo 15 anni e una ventina di scalate tra 4.000 e altro. La suola ormai sarebbe qui da rifare, però il problema è che sono già dure di loro e in più si sono probabilmente indurite ulteriormente nel tempo. Le nuove comprate, provate per il Gran Paradiso, temperature abbastanza fredde. Grazie alla doppia ghettina sono decisamente più calde, decisamente più leggere. Molto comodo il sistema per non metterle, dove praticamente c'è solo una fascia e poi si stringe questo che loro chiamano il boa. Quindi molto comodo, molto leggere, ottima tenuta. Il tallone, questo tallone tagliato che in teoria dovrebbe aiutare in discesa, non lo so. E sicuramente come pesi abbiamo guadagnato perché qua siamo passati da provati 1180 grammi. Adesso non so se vediamo 1180 grammi per i Nepal Evo taglia 44 contro i 802 grammi per i nuovi. E oltre i 650 grammi dichiarati, comunque un calo di 400 grammi a piede fa una bella differenza. Quindi, diciamo, scarpe straconsigliate che ho preso, pensavo più di scarpa ribelle, ma poi visto che li ho provati non c'era forse la mezza misura. Poi probabilmente questi qui, oltre ad essere più nuovi con questo fatto del doppio strato, sono sicuramente più caldi. Come lati negativi direi, beh, essendo uno scarpone in plastica sostanzialmente non durerà mai come uno scarpone in pelle che dopo 15 anni sembra nuovo anche se è durissimo. Secondo me qui se dura 10 anni sono tanti, usandoli o no, e anche forse la risuolatura se non la vuol fare secondo me qua è praticamente impossibile. Comunque sì, straconsigliato.